Affrontiamo la questione 70 e facciamo riferimento alle ingiustizie che possono commettere i testimoni. Ci caliamo un po', in un mondo lontano dove le categorie sono differenti dalle nostre. Però proprio io vi prego con tutto il cuore, non, procediamo con la presunzione che vorrebbe sostenere, per fortuna non siamo più a quei tempi, perché a mio avviso oggi c'è di peggio, molto di peggio, nell'amministrazione della giustizia e non soltanto a casa nostra. Perciò, ogni tempo purtroppo manifesta i propri errori. A quel tempo errori ce n'erano. Ma, come vedremo, erano errori determinati già da una legge, non da una mancanza di rispetto della legge. Una legge che forse voleva entrare troppo nel particolare e salvaguardare certi diritti, prevenire certe prevaricazioni. Insomma, evitare quei pericoli che oggi nell'amministrazione della giustizia e anche nella garanzia dell'ordine pubblico purtroppo vengono meno. Proviamo a leggere, evidentemente non su tutto io sono d'accordo, però consideriamo anche la preparazione di Tommaso in questo settore, quindi nel diritto canonico, nel diritto civile, in tutto quello che era stato messo assieme da Graziano e nel corpus iuris di Giustiniano, a cui si fa riferimento. Quindi ci sono qui delle leggi che fanno riferimento all'antica Roma. Poi si hanno delle leggi invece che sono esplicitamente riferita al diritto ecclesiastico. Allora, se tutti siano tenuti a rendere testimonianza, sembra che non tutti siano tenuti a rendere testimonianza. C'è un esempio tratto dalla Genesi, quando Abramo, Sant'Agostino spiega che Abramo nel dire di sua moglie è mia sorella, alle autorità egiziane volle celare una verità, non già proferire una menzogna, ma celare una verità perché sarebbe stato molto pericoloso in quella circostanza per quella donna essere considerata moglie di Abramo. Non è una menzogna, ma col celare la verità uno si astiene da testimoniare. Allora, a volte si può evitare la testimonianza? Questo è il punto interrogativo a cui Tommaso risponde in questo modo. Sant'Agostino parla dell'occultazione della verità nel caso in cui uno non sia obbligato dall'autorità a manifestare la verità. Se io non ho l'obbligo, abbiamo visto che il giudice nell'amministrazione della giustizia è un nostro superiore, delegato e vicario del principe. Oggi noi diremo del popolo italiano, siamo in Italia, in nome del popolo italiano, perché diciamo che questa dovrebbe essere una democrazia e quindi un giudice agisce in nome del popolo italiano, non più del principe. Ebbene, quando non c'è quest'obbligo, il testimone, se occultando la verità non danneggia nessuno, ma diciamo di più, aiuta i più deboli e gli innocenti a essere risparmiati da delle testimonianze, da un'autorità prevaricatrice, ebbene,
può non testimoniare. 2. Nessuno è tenuto ad agire con frode, ma nella scrittura si legge: chi procede con frode svela i segreti, chi invece d'animo fidato cela le confidenze dell'amico. Quindi non sempre si è tenuti a testimoniare, specialmente poi sulle cose confidate dagli amici. Quando parliamo di amici, a noi italiani viene in mente una certa amicizia, quella amicizia che noi definiamo mafiosa. Ma attenzione che laddove il tacere porta a dei danni irreparabili, a dei danni gravi e quindi alla violazione evidente della giustizia, la testimonianza è obbligatoria. Comunque, andiamo per ordine. Sulle cose sapute in segreto nella confessione, uno non può mai basare una testimonianza, poiché tali cose egli non le sa come uomo, ma come ministro di Dio. E il segreto sacramentale è superiore a qualsiasi precetto umano. Sugli altri segreti bisogna invece distinguere. Il segreto sacramentale è superiore a qualsiasi precetto umano. Visto che la testimonianza non è né un dovere né un diritto di natura, ed è invece qualcosa che è legato esplicitamente alla legge positiva, la legge divina ne è chiaramente superiore. E i segreti che si rivelano a Dio rimangono nel cuore di Dio, anche se Dio utilizza un vicario di carne ed ossa affinché ci sia questo transito. Qualcuno, magari valuteremo in seguito anche questo argomento, ma io non ho bisogno di un prete, non ho bisogno di un uomo per parlare con Dio. Io mi confesso direttamente a Dio. Fate attenzione che ci sono stati dei teologi protestanti laddove il sacramento della confessione non è considerato tale, che hanno considerato il sacramento della confessione cattolico una delle perle più preziose della nostra religione. Chi dice io parlo direttamente con Dio, specialmente là dove è necessaria una confessione, dove è necessario un pentimento, un proponimento, eccetera, è un illuso. Parla con se stesso, non parla con Dio, perché la possibilità e il potere di rimettere i peccati Cristo l'ha dato ai suoi apostoli, e i suoi apostoli hanno come successori i vescovi, e i vescovi evidentemente, non potendo fare tutto, hanno i loro vicari. Quindi uno che non è cristiano la pensi come gli pare, ma un cristiano, in modo particolare cattolico, non esca con delle sciocchezze di questo genere, in modo particolare, non esca con delle sciocchezze di questo genere un presbitero, perché ci sono anche dei preti che ragionano in questo modo. Perciò io lì, anche se me lo dovesse chiedere un giudice, che è un mio diretto superiore, io come cristiano riconosco un superiore che è superiore al superiore, ed è Dio. E questa è una verità, una condizione, una confessione che non può essere assolutamente riportata in un tribunale. Talora infatti si tratta di cose che vanno manifestate appena conosciute, come ad esempio le iniziative che mirano alla rovina spirituale o materiale del popolo o apportano grave danno a una persona o a altre cose del genere. A questo punto è necessario ricordare, manifestare, testimoniare. Non si possono tenere in grembo certe verità che sono una dannazione per tutto un popolo, per una famiglia, per una tribù. C'è l'obbligo. Talora invece si tratta di cose che uno non è tenuto a svelare, per cui si può essere obbligati dal fatto di aver ricevuto una notizia con l'impegno del segreto, perché la fedeltà è diritto naturale, se, specialmente se questa cosa non danneggia nessuno.
specialmente se io non sono obbligato alla testimonianza da parte di un mio superiore. Ma anche se fossi obbligato alla testimonianza da parte di un superiore, se ciò che mi è stato confidato non ha nulla a che vedere con il dibattimento, io devo mantenere nel mio cuore la promessa e il segreto. Altrimenti rientriamo in quella citazione che abbiamo appena letto, no? Che è questa, vediamo di trovarla. Chi procede con frode svela i segreti, chi invece d'animo fidato cela le confidenze dell'amico. Terza argomentazione. A quanto si richiede per salvarsi, i chierici sacerdoti sono tenuti più degli altri, ma ad essi è proibito di rendere testimonianza nelle cause per delitti capitali. Perciò rendere testimonianza non è di stretto obbligo per salvarsi, ma questa è una cosa che riguarda esclusivamente i chierici e i sacerdoti. Abbiamo già visto che i chierici e i sacerdoti non possono amministrare o comminare la pena di morte, perché il sacerdote è stato consacrato per la vita, perché il sacerdote sull'altare celebra quel sacrificio dove Cristo ha patito e non ha assolutamente né tradito né in qualche modo fatto qualcosa per difendere la propria vita. La propria vita veniva donata per la redenzione del mondo, e quindi, dato che il sacerdote per essenza è colui che ripete quel sacrificio di amore dove Cristo muore per il prossimo, per i fratelli, per il mondo, ecco, il sacerdote, direttamente o indirettamente, come giudice o come testimone, non può assolutamente essere compartecipe oppure l'ago sulla bilancia che determina la morte di un condannato. Questa è la ragione. Sant'Agostino insegna: è reo tanto chi occulta la verità quanto chi dice una menzogna. Il primo perché non vuol far del bene, il secondo perché vuol far del male. Agostino è molto più categorico. Sappiamo invece che Tommaso affronta l'argomento analiticamente. E vediamo che cosa ci dice. Se la testimonianza è richiesta autoritativamente da un superiore, si è tenuti a rendere la testimonianza che viene richiesta a norma di legge, vale a dire sui delitti manifesti e su quelli di pubblico dominio. Delitti manifesti e quelli di pubblico dominio. Quindi la condizione è che ci sia un superiore, quindi un giudice, che chiama qualcuno a deporre. Secondo, che il delitto, se c'è un procedimento giudiziario, sono di dominio pubblico, sono già conosciuti. Lì non ci si può tirare indietro, a meno che ritorniamo nell'eccezione di un sacerdote che conserva il segreto della confessione ministeriale. Se al contrario la testimonianza non è richiesta dall'autorità di un superiore, allora bisogna distinguere. Se la deposizione è richiesta per liberare un uomo da una morte ingiusta o da qualsiasi altra pena immeritata, e anche se la sua testimonianza non è richiesta, uno è tenuto a fare quello che può per denunziare la verità a persone che possono fare qualcosa. C'è un procedimento giudiziario, il giudice non conosce l'esistenza di questo testimone, il testimone conosce la verità, nel procedimento giudiziario ci sono stati dei falsi testimoni, l'accusato rischia una pena che può essere capitale ma anche una pena di minore gravità, la rischia perché il giudice non è riuscito, anche se il giudice non conosce questo testimone potenziale, il testimone potenziale deve fare la sua parte per salvare la vita, la reputazione di un innocente. Infatti noi leggiamo
salvate il debole, l'indigente, liberatelo dalle mani degli empi. Libera quelli che sono condotti alla morte. Meritano la morte non solo gli autori di tali cose, ma anche quanti approvano chi le fa. E la glossa commenta: tacere è acconsentire quando hai la possibilità di correggere. Chi tace, dice il proverbio, acconsente. Se invece si tratta di deporre per la condanna di una persona, allora non si è tenuti a rendere testimonianza se non si è costretti dall'autorità a norma di legge. Se la mia testimonianza non porta alla salvezza dell'imputato, parliamo sempre di una testimonianza secondo verità, ma alla condanna, Tommaso dice che non si è tenuti se non si è costretti dal giudice. Qui dice poi: poiché in tal caso l'occultazione della verità non provoca danno a nessuno, per me provoca danno alla giustizia commutativa, a chi in quella determinata causa dovrebbe ottenere giustizia di fronte a un'azione riprovevole, malvagia, delinquenziale. E si aggiunge ancora anche: se con questo si mette in pericolo l'accusatore, non c'è da preoccuparsi, perché costui si è messo da se stesso nel pericolo. Diversa invece la condizione del reo, che è esposto al pericolo di una condanna contro la sua volontà. Ma è reo. Perché io devo mettere in pericolo un accusatore che sta dicendo la verità, perché l'accusatore non ha un altro, un'altra persona, un altro uomo, un'altra donna che conferma la sua accusa? Non lo so. Mi pare proprio a norma della giustizia, se l'accusatore ha ragione e dall'altra parte abbiamo un accusato reo, secondo me non ci si può astenere, perché il reo potrebbe anche essere un soggetto pericolosissimo per la società, e lasciarlo libero è evidentemente un pericolo. Tommaso, a quanto pare, non la vede in questa prospettiva, o sono io che non ho capito il suo pensiero. Passiamo all'articolo 2. Questo articolo, in riferimento alla prima e seconda argomentazione, alla risposta, al contrarrespondeo, direi che è abbastanza di buon senso. Ci troviamo evidentemente in difficoltà nel momento in cui leggiamo l'argomentazione 3 e la risposta, che chiaramente non convince. Però ci rivela un modo di essere, la prospettiva di Tommaso, che io ritengo la prospettiva di un uomo santo. Oltretutto, se chi mi segue è anche cattolico e cristiano, il fatto stesso che Tommaso sia dottore santo vuol dire che il suo cuore è il cuore di un uomo buono, a servizio della Chiesa e servizio dei fratelli, ma che secondo me è una prospettiva legale, diciamo, questo pensiero scricchiola, dobbiamo ammetterlo. Comunque, e io penso oltretutto che questo pensiero così particolare che leggeremo assieme è stato quel presupposto che ha permesso tanti crimini e tanta corruzione all'interno della Chiesa, in modo particolare nella Curia Romana, in tutti i tempi. Dunque, sembra che la testimonianza di due o tre testimoni non basti. Perché? Si fa riferimento a 1 Re 21:9, dove Nabot fu condannato dietro la falsa deposizione di due testimoni. Allora vuol dire che due testimoni non sono sufficienti. Risposta di Tommaso. Recupera una frase dall'Esodo: non seguirai la maggioranza per agire male. Questo è un principio. Ma poi, nelle cose contingenti, purtroppo non abbiamo la certezza.
anche su questo argomento abbiamo riflettuto. Ma solo una certezza probabile. E infatti Tommaso scrive, per quanto grande possa essere il numero prescritto dei testimoni, potrebbe sempre capitare una falsa testimonianza. Anche se l'Esodo ci mette in guardia, non seguire la maggioranza per agir male. È meglio essere soli, ma seguire il bene. Non è detto però che si debba trascurare la certezza probabile, altrimenti non si può amministrare giustizia. Se per condannare un imputato che si presume reo, io ho bisogno della testimonianza di 1.000 testimoni, voi capite che non condanno più nessuno. La certezza probabile per il fatto che non si può avere una certezza infallibile, perché stiamo valutando il contingente. Non siamo sul piano dei principi assoluti. Seconda osservazione. La testimonianza per essere credibile deve essere concorde. Deve essere concorde. Vediamo fino a che punto dobbiamo intendere questa parola concorde. Ma le deposizioni di due o tre testimoni sono spesso discordi su certi particolari. Allora chiariamo. Quando le possiamo accogliere e quando non le possiamo accogliere. Allora, la discordia dei testimoni su circostanze principali che cambiano la natura del fatto, cioè sul tempo, sul luogo, sulle persone di cui propriamente si tratta, toglie valore alla testimonianza. E quindi, voi capite, due testimoni che accusano, uno dice che il fatto è avvenuto di notte, l'altro di giorno. L'uno afferma che il fatto è avvenuto nel cortile di casa, l'altro nella sala da pranzo, assolutamente il meno per meno non diventa più, rimangono meno, anzi, non è una moltiplicazione, meno più meno continua a essere meno, un meno piuttosto pesante che annulla assolutamente il valore di queste testimonianze. E allora il giudice, nel dubbio, abbiamo già detto, ma lo rileggeremo anche dopo, ha il dovere di assolvere. Invece la testimonianza non è pregiudicata se uno dice di non ricordare, mentre l'altro determina il tempo e il luogo. Può capitare che nel rendere testimonianza su un avvenimento uno dei due non abbia delle certezze quali l'altro. E confessi onestamente di non ricordare. Il fatto che da una parte abbiamo un ricordo preciso su una determinata azione e l'altro si limiti semplicemente a non ricordare quell'accidente particolare, non viene invalidata assolutamente la testimonianza. Se poi su tali circostanze i testimoni dell'accusa e quelli della difesa non si accordano e sono uguali per valore e per numero, quindi persone rispettabili, il numero su per giù è lo stesso, da una parte ne abbiamo 4-5, dall'altra ne abbiamo 4-5, i primi 4-5 testimoniano contro il reo, l'imputato, gli altri 4-5 testimoniano a favore dell'imputato. Nel dubbio, il giudice è obbligato ad assolvere. Se poi discordano i testimoni di una medesima parte, allora il giudice deve intuire dai moti del suo animo quale partito scegliere. Perché voi capite che questo discordare è determinato dal fatto che i due non sono affidabili, che uno racconta menzogne che le raccontano tutte e due. Evidentemente se discordano non possono dire la verità tutte e due, ma se manca la verità di uno è una verità così importante per la gestione di una particolare causa, ecco perché parliamo sempre di prudenza, anche nell'amministrazione della giustizia è necessaria la prudenza. Molto più poi è da rigettarsi la testimonianza di una singola persona se in contraddizione con se stessa.
io davanti al giudice di pace, sono stato condannato perché quel giudice di pace capiva assolutamente nulla, da parte di una testimonianza, di appunto un testimone che si è contraddetto più di una volta. Ma a quanto pare quel giudice, o impreparato o di parte, o perché voleva già dare torto all'uno e ragione all'altro per interessi particolari, diede torto a me. Eppure quel testimone si era contraddetto pesantemente. Vedete che, insomma, non crediamo oggi, per fortuna, non siamo nel Medioevo, sì. Non così invece se in contraddizione su cose conosciute in base al sentito dire e all'opinione altrui. Evidentemente se il giudice chiede a Pierino, ma su questo argomento, che cosa ne pensava l'Assemblea, che cosa, ne pensava la direzione, che cosa, ne pensava la gente, è evidente che il testimone riferisce il sentito dire di Tizio Caio Sempronio, e qui non c'è contraddizione. Se infine la discordia di una testimonianza verte su cose che non pregiudicano la sostanza del fatto, allora la discordanza non pregiudica la deposizione. Attenzione che qui c'è una sottigliezza che l'ho sentita dire una volta, tanti e tanti anni fa, quando seguivo i telefilm, la serie, mi ricordo la serie di Colombo, è una sottigliezza che l'ho sentita solo dire da Colombo. Di fronte a due testimoni, che devono essere marito e moglie, cosa dice Colombo? Dice, penso che la conosciate, è una serie poliziesca, per niente violenta, che è vecchia di decine e decine di anni. È molto strano, dice Colombo, quando io e mia moglie vogliamo ricordare qualche fatto che è avvenuto, non ci troviamo mai d'accordo. Io dico una cosa, lei ne dice un'altra. Invece voi due, sembrate aver studiato perfettamente a memoria la deposizione. Infatti, la vostra deposizione, sebbene l'argomento, il fatto sia lontano nel tempo e sia abbastanza complesso, è riportato da entrambe in modo uguale. È pericolosa, una testimonianza, una duplice testimonianza che si presenta in questo modo anche sulle cose di minore importanza. Leggiamo, anzi, la loro discordia su queste circostanze, cioè di minore importanza, rende la testimonianza più credibile. Come nota Crisostomo, poiché se concordassero in tutto, anche nei minimi particolari, potrebbe parere che parlino allo stesso modo per un'intesa. E adesso andiamo all'argomento delicato, che è un argomento legato a quei tempi, e evidentemente oggi non può assolutamente, ma lo dobbiamo spiegarlo, eh. Non dobbiamo semplicemente vedere, ma i preti erano trattati in un altro modo, avevano una giustizia che li assolveva. Anche lì è tutto da vedere. Io ricordo come riportato nell'altra questione, che è la storia della Monaca di Monza, gestita da una giustizia criminale, ma del clero, portò la donna a vivere per 10 anni sepolta viva. Non so se avete un'idea, spero che voi sappiate che cosa vuol dire essere sepolti vivi, perché a quel tempo non c'era l'ergastolo. E non si applicava più forse la pena di morte. Vista e trovata rea per diversi misfatti, 10 anni dentro ad una cella dove da una finestrella veniva solamente data la ciotola per mangiare, vi assicuro che non è una cosa piacevole. Quindi non è che questi tribunali fossero così teneri. Tuttavia, vediamo cosa dicono i canoni di Graziano.
non si condanni un vescovo se non in base alla deposizione di 72 testimoni. Un cardinale presbitero non sia deposto che per la testimonianza di 44 persone. Un cardinale diacono della città di Roma non può essere condannato se non per la testimonianza di 28. I suddiaconi, gli accoliti, gli esorcisti, i lettori, gli ostiari, sono tutti ordini minori che sono stati annullati col Concilio Vaticano II, non siano condannati se non per la testimonianza di 7 testimoni. Perciò, dice l'argomentazione, anche nel condannare le altre persone non può bastare la testimonianza di tutte le persone, siamo tutti uguali. Oggi la vediamo in questo modo, no? Siamo tutti uguali di fronte alla legge, dovremmo essere tutti uguali. Poi abbiamo visto che questa uguaglianza è già determinata da una ingiustizia di fondo, perché chi ha denaro può procurarsi decine di avvocati, dei collegi interi di avvocati. Già questo non ci mette sullo stesso piano. Però questa cosa è piuttosto evidente. Vediamo però qual è la ragione di una legislazione che sembra così favorevole ai cardinali, ai vescovi, ai chierici, eccetera, agli ordini minori. Quei testi si riferiscono in particolare ai vescovi, ai sacerdoti, ai diaconi, ai chierici della Chiesa romana, data la sua dignità, e ciò per tre motivi. Noi leggiamo le motivazioni di Tommaso, che io credo sincere, perché, come vi ho spiegato più di una volta, chi ha difetto ha sospetto. Dato che il cuore di Tommaso deve essere un cuore puro, giudica gli altri col suo metro. Primo, perché in essa devono essere promossi a simili dignità uomini tali da meritare per la loro santità una fede superiore a quella che va accordata a molti testimoni. Sarebbe dovuto essere così. Appartenere al credo di Roma, che viveva attorno al vescovo di Roma, di cui tutto il mondo cristiano riconosceva l'autorità, doveva avere una garanzia. E questa garanzia durò per tanti anni, specialmente nei primi secoli, là dove i papi erano stati tutti santificati, perché addirittura alcuni andarono incontro al martirio. Ma poi i costumi cominciarono a corrompersi. Gli stessi domenicani, gli stessi francescani, la riforma di Cluny, il movimento pauperistico, ci diceva che la curia romana si era corrotta, e si era corrotta di molto. Quindi una disposizione di questo genere, se sarebbe potuta essere compresa in un'altra circostanza, qui sembra quasi voler celare le magagne di quello che oggi noi chiamiamo Vaticano. Secondo, perché le persone chiamate a giudicare gli altri si creano spesso molti nemici a causa della giustizia. Questa cosa però, questa giustificazione è più che mai vera. Se uno fa il proprio dovere fino in fondo e non guarda in faccia nessuno, si tira, specialmente nei giudizi, si tira addosso tanto odio, tante inimicizie. Inimicizie che potrebbero in qualche modo farlo decadere dalla sua autorità con pochi testimoni. Io trovo 2, 3, 4 testimoni, ma anche solo 2, come per qualsiasi altro crimine, per qualsiasi altro imputato, che mi testimoniano il falso, e se questo falso viene tenuto vero dal giudice, ecco che colui che aveva, che ha una particolare responsabilità e che magari ha pestato i calli a tanti, viene deposto. Tante volte sono scoppiati questi scandali nelle mani proprio di quei giudici che avevano delle gravi responsabilità.
Vi ricordate i pentiti di mafia che accusano i giudici di collusione per cercare di far saltare il processo, o meglio, fare in modo che quel particolare procedimento giudiziario finisca nelle mani di qualcun altro? Quindi io dico, primo punto, secondo punto, le ragioni di Tommaso sono vere, però purtroppo la verità storica non conferma questa verità. Teoricamente sono vere. Terzo, perché dalla condanna di un prelato romano verrebbe menomata la dignità e l'autorità di quella chiesa nell'opinione degli uomini, e che è più deleterio della tolleranza in essa di qualche peccatore, a meno che esso non sia troppo pubblico e notorio, con la conseguenza di un grave scandalo. È quello che è capitato per i pedofili. Tutti i casi di pedofilia, la Chiesa ha sempre avuto la tendenza a coprire tutto, a nascondere tutto. Ora, c'è chi ha nascosto per interesse, ma c'è anche chi ha nascosto per evitare uno scandalo. Perché voi capite, poi in questi ultimi anni, specialmente in alcune zone, dall'Irlanda alla Germania, negli Stati Uniti d'America, queste cose sono scoppiate in modo veramente vergognoso, c'è già subito chi prende queste mancanze e le appioppa poi a tutta una classe. Se c'è un prete pedofilo, tutti diventano pedofili. Lo scandalo è pericoloso, ed è pericoloso perché con lo scandalo, coinvolgendo tutta una classe, lo si fa esplicitamente per poter contestare quell'autorità morale, e addirittura poi vedremo con la riforma protestante la stessa autorità divina presente all'interno della Chiesa. Quindi siamo sempre lì. Coloro che hanno certe responsabilità all'interno della Chiesa dovrebbero fare molta attenzione, perché nel momento in cui danno scandalo creano dei vuoti, degli abissi, creano scompiglio in mezzo ai fedeli. D'altra parte, i cristiani dovrebbero cercare di in qualche modo, sempre che esista questa comunità cristiana, arginare gli scandali. In che modo? Beh, deferendo chi è responsabile all'autorità del vescovo. Non c'è dubbio che qui entriamo in argomenti delicatissimi, e è anche vero che in argomenti così delicati è la coscienza del singolo che alla fine decide. Anche se è un cittadino italiano, anche se è un cristiano, è la sua coscienza che non deve essere chiaramente determinata da paure, da nascondimenti, da interessi, ma la coscienza pura e semplice che deve consigliare il meglio. Questo è uno squarcio della situazione di allora, per cui i potenti, che sarebbero dovuto anche essere santi, erano salvaguardati in qualche modo e difesi da un procedimento giudiziario che non metteva tutti sullo stesso piano. E non lo so fino a che punto tutto questo sia stato un male o sia stato un bene. Oggi basta che ci sia un moscerino che vola e i nostri giornalisti lo trasformano in un elefante. È meglio allora? Era meglio allora o è meglio oggi? Non so. Io penso che amare la giustizia nella prospettiva della carità sia la cosa migliore, e la cosa migliore è anche che coloro che hanno delle gravi responsabilità e sono in pubblico, vivono in pubblico, dovrebbero essere molto prudenti. Ecco che ritorna la prudenza sia nel vivere, sia nel dare un esempio, sia nel giudicare. Terminiamo qui.
prima guardando i set contra, nel Deuteronomio si legge: colui che dovrà morire sarà messo a morte sulla parola di due o tre testimoni. E ancora, il fatto dovrà essere stabilito sulla parola di due o tre testimoni. Cosa diceva il filosofo? Diceva così: non si deve esigere in tutte le materie la medesima certezza. Non siamo in metafisica, non siamo in matematica, non siamo in geometria. L'abbiamo detto tante volte, il giudizio verte su qualche cosa di assai contingente. Trattandosi di cose contingenti e variabili, basta quindi una certezza probabile che raggiunge la verità nella maggior parte dei casi. Ora, è più probabile che contenga la verità la deposizione di molti che quella di uno solo. Secondo il filosofo, il tutto e l'universo si riducono a tre cose. Ora, si ha una triade di assertori quando due testi concordano con l'accusatore. Quindi abbiamo due testimoni e un accusatore, il numero tre. Infatti si legge nell'Ecclesiaste: una corda a tre capi non si rompe tanto presto. E in Agostino, spiegando quel passo evangelico, la testimonianza di due persone vera, afferma che, Agostino, qui si ha una misteriosa allusione alla Trinità, nella quale risiede l'immutabile certezza della verità. È una spiegazione evidentemente mistica, però le giustificazioni bibliche ci sono, e abbiamo anche una giustificazione che ci arriva da un filosofo che è vissuto tanti secoli prima di Cristo. Quindi passiamo all'articolo 3, e questo articolo mi fa trovare qualche cosa in San Tommaso che non mi sarei mai aspettato di trovare. E penso che se coloro che vogliono parlare di San Tommaso, ma che non hanno mai letto nulla di Tommaso, conoscessero questo articolo 3 della questione 70, sarebbe già spuntato e ripreso e ripetuto, perché poi quando uno tira fuori qualcosa c'è chi lo riprende, lo ripete da pappagallo senza capirci nulla. Però comunque mi ha stupito. Io cercherò di dare una spiegazione, non per giustificare Tommaso non ha bisogno di giustificazioni, ma per far capire, per capire io stesso la ragione di una definizione che mi pare piuttosto imbarazzante. Vediamo. Videtur, sembra che non si possa escludere un testimone senza una sua colpa. Voi sapete che anche, mi pare, io non sono particolarmente edotto nei procedimenti così giudiziari, laddove marito e la moglie non possono neanche testimoniare uno contro l'altro, quindi qualcosa è rimasto anche nel diritto di oggi. Vediamo un po'. Ma la pena non va inflitta se non per una colpa, quindi non si può respingere la testimonianza di nessuno senza una sua colpa. Ma il fatto di respingere la testimonianza di qualcuno non è una pena, ma semplicemente una prudenza, perché quel qualcuno non viene ritenuto sufficientemente idoneo per quella particolare testimonianza. L'esclusione di una persona testimoniare, più che per punire, non si vuole punire la persona, dire no, tu non puoi testimoniare, questa è la tua punizione, ma è fatta per evitare una falsa testimonianza. Vedremo come potrebbe capitare una falsa testimonianza quando in modo particolare l'interessato è una persona onesta, non è mai incorso nei rigori della legge. 2. I decretali dicono: bisogna presumere che tutti siano buoni, se non è dimostrato il contrario. Ma la veracità del testimoniare è un elemento della bontà di un uomo. Quindi non si deve respingere la testimonianza di nessuno.
se non per una colpa. Risposta. Se non è dimostrato il contrario, purché ciò non sia di pericolo per altri, perché allora bisogna essere cauti e non credere facilmente a chiunque, secondo la ammonizione di Giovanni, non prestate fede a ogni ispirazione. Qui non siamo ancora entrati nel cuore dell'argomento, cioè Tommaso insiste sul fatto che in certe situazioni, anche se il testimone è una persona onesta, si trova nelle condizioni dove potrebbe essere in qualche modo influenzato, ricattato, costretto a presentare una testimonianza fasulla. Vedremo nel rispondio. 3. Uno si rende incapace di quanto è necessario alla salvezza solo con il peccato. No, assolutamente no. Bisogna supporre l'idoneità del test e le disposizioni della legge. Uno può non essere idoneo a testimoniare. Facciamo l'esempio più semplice. Un pazzo, un bimbo, sebbene oggi si cerchi attraverso analisi psicologiche di ogni tipo, di valutare in che misura anche il pazzo furioso, anche il bimbo possono dire la verità, tuttavia quelle testimonianze, specialmente da chi fa la parte della difesa dell'imputato, vengono sempre impugnate come non idonee. San Gregorio così esprime in un testo riportato dai canoni: se un vescovo è accusato dai suoi servitori, questi non devono in alcun modo essere ascoltati. Perché? Ma perché i servitori potrebbero anche accordarsi per mettere il vescovo in una condizione di difficoltà e di scandalo e in qualche modo allontanarlo dal suo ruolo. Qui, vedete, c'è il limite delle leggi umane. Questa prospettiva non è proprio del tutto falsa. E uno dice, ma come? Se io ho 3 o 4 dipendenti che mi accusano, questi 3 o 4 dipendenti devono essere ascoltati. Sono dei testimoni attendibili, perché il vescovo, magari ci sono 10 servitori che dicono del vescovo cose terribili e non devono essere ascoltati. C'è una misura differente nel valutare le cose e questa misura differente è evidente che molto spesso apre a gente di pochi scrupoli che poi dice: oh, cosa mi interessa? Io per essere condannato bisogno che ci siano 72 testimoni, che ce ne siano 40, che ce ne siano 50. Chi mai mi può accusare? Nessuno. Qui abbiamo il problema più grosso. La testimonianza ha una certezza non infallibile, ma probabile. Perciò tutto quanto offre una probabilità in contrario rende inefficace la testimonianza. La mancanza di fermezza e di attendibilità nel testimoniare in certi casi è resa probabile da una colpa. E ciò avviene per chi è privo di fede e di buona fama, o se si tratta di accusati di pubblici delitti. Lo vedete anche in certe trasmissioni televisive, quando si procede in giudizio e l'avvocato della difesa cosa fa? Di fronte a testimoni che hanno commesso nella loro vita degli atti delinquenziali, mettono in evidenza di fronte alla giuria questi atti. E volete credere a costui che è stato un ladro, che è stato uno spacciatore, che è stato un violento? Quindi per una colpa la testimonianza può venire meno.
oppure per delle prevenzioni affettive, come nel caso dei nemici, dei congiunti, dei domestici. Sappiamo che Tizio era nemico acerrimo di Caio, noi sappiamo che Sempronio era un amico per la pelle di Pippo. Ci troviamo con marito e moglie, lì ci troviamo con padre e figlio, è chiaro che il padre cerca di difendere il figlio cerca di prendere il padre, quindi ci sono delle prevenzioni affettive. Poi c'è anche la bassa condizione sociale, come nel caso di poveri, servi, i quali possono essere corrotti. Il povero a cui si dice, senti, io ti do tanto, questo che non ha nulla e quindi non ha nulla da perdere, è pronto e disposto a fare una testimonianza falsa. E adesso andiamo al problema di fondo. O per un uso imperfetto della ragione. Bambini, pazzi, io non so per quale ragione Tommaso ci mette anche le donne. Non ridete, è una cosa seria. Anche perché noi abbiamo visto nella prima parte che la donna ha la dignità dell'uomo, è parte dell'uomo. Tommaso non si è mai pronunciato per una menomazione irrazionale della donna in riferimento all'uomo. Quindi in questo elenco mettere le donne sui bambini e i pazzi mi lascia perplesso. Io ho provato a dare una giustificazione a questa cosa. Le donne a quel tempo purtroppo non avevano, ma per ragioni di praticità, non avevano la stragrande maggioranza delle donne, poi c'era anche chi faceva eccezione, non avevano una indipendenza economica e sociale. La donna doveva badare la casa e mi pare evidente, se l'uomo lavorava 8, 9, 10, 12 ore fuori, qualcuno doveva pensare alla casa. C'erano dei figli, perché le famiglie erano composte anche da figli, non come oggi. I lavori di casa non erano così semplici, quando era anche solo l'ora di lavare non si accendeva la lavatrice, non c'era il ferro da stiro, non c'era neppure lavapiatti, quando si doveva tenere un po' di in igiene i propri figli o tenere la pulizia della casa non c'era né la lucidatrice né l'aspirapolvere, e poi i figli dovevano essere educati, dovevano essere seguiti, la donna era occupata tutta in questa mansione, la stragrande maggioranza delle donne. Queste mansioni, sia ben chiaro, non erano poco importanti, per me erano importantissime, e forse le donne di oggi se ne sono dimenticate, oppure credono che sia importante solamente, come per gli uomini, fare successo e fare carriera. Educare dei figli è qualcosa evidentemente di più faticoso, di più impegnativo, ma anche di più nascosto. Sembra che nessuno riconosca i tuoi sacrifici. Le donne però, vivendo in una situazione di questo genere, ecco che non avevano una visione ben chiara della società. Avrebbero potuto essere rintuzzate dal marito, guidate, forse anche ricattate. Pensate solamente, fino a pochi anni fa, una donna che denunciava uno stupro, faceva ancora lei la parte della donnaccia. È una cosa molto delicata, è una cosa molto delicata. Io la interpreto solo in questo modo, che la donna legata alla famiglia, legata alla casa, ai bimbi, al marito, ai vecchi, non aveva forse la capacità allora, nella prospettiva di Tommaso, di rendere una testimonianza non manovrata.
non posso spiegare altro, perché mi pare una cosa impossibile che la donna venga considerata da Tommaso imperfetta, in quanto facciamo riferimento alla ragione. Concludiamo. È quindi evidente che la testimonianza di una persona può essere rifiutata sia per una colpa, e di questo non c'è dubbio, ma anche senza colpa, per ragioni affettive, per la bassa condizione sociale, ma non tu non puoi testimoniare perché sei povero, ma perché proprio sei povero e puoi essere manovrato con grande facilità. Vediamo l'ultimo articolo, che è il 4. Anche qui appare, a mio avviso, quella caratteristica molto rigida presente nel pensiero di Tommaso, che, come ho già detto nelle questioni precedenti, mi dà la sensazione di non leggere Tommaso quanto la critica della ragion pratica di Kant, una morale formale. Ecco, forse ho già detto, ho già espresso altre volte questo pensiero, il Concilio Vaticano II mette più in risalto la responsabilità che uno ha agendo secondo coscienza. Attenzione, aggiungo sempre come corollario che agire con coscienza, secondo coscienza, non vuol dire poi, specialmente là dove non ce n'è assolutamente una ragione, fare quello che si vuole. Io ho agito con coscienza, per me va bene così, non è questa l'azione, ma l'azione secondo coscienza contro una legge positiva ha proprio come obiettivo che cosa? Ma la giustizia. Uno potrebbe dire, ma sì, ma stai usando degli strumenti che non sono buoni, cioè usi degli strumenti cattivi per raggiungere un fine buono. No, gli strumenti sono buoni, perché se questi strumenti che ho in mano mi vengono dati da un giudice corrotto, mi vengono dati da delle leggi gestite da un governo corrotto, seguire queste leggi alla lettera vuol dire usare uno strumento intrinsecamente malvagio. Se io non le seguo, io utilizzo invece uno strumento buono. Quindi non è che io agisco con uno strumento cattivo per raggiungere, per conseguire un fine buono. Io utilizzo uno strumento buono che è la mia coscienza, che mi è innata, che mi è confermata dalla carità e che quindi ci può giustificare anche uno spergiuro, che non è spergiuro. Non è spergiuro proprio perché giurare la verità di fronte a un giudice corrotto, delle leggi corrotte o gestite da un governo corrotto, non è carità, non è amore. Questo è il mio pensiero. Adesso vediamo quello di Tommaso. Che la falsa testimonianza non sia sempre peccato mortale, quello che sostengo io. Capita in certi casi che uno testifica il falso perché ignora i fatti, ma questa ignoranza scusa dal peccato mortale. Momento. Scusa se uno non è consapevole. Se uno è consapevole di non avere la certezza di aver riconosciuto Pierino, però ha dei dubbi, sì, assomigliava a Pierino, però non ho la certezza. Beh, se tu non hai certezza non puoi assolutamente scusarti con l'ignoranza dei fatti. Devi dire tutto quello che è in tuo possesso. Una bugia che giova, ecco qui, a qualcuno senza nuocere a nessuno, è una bugia ufficiosa, che non è un peccato mortale. Per esempio, quando si rende una falsa testimonianza per liberare uno dalla morte,
o da un'ingiusta condanna promossa da falsi testimoni o dall'iniquità di un giudice. Vediamo la risposta di Tommaso, che è una risposta che dà la sensazione del ni. Non è né un no né un sì. Ci dice: la falsa testimonianza proferita per impedire l'ingiustizia o un giudizio ingiusto non ha natura di peccato mortale di per sé. E qui ci troviamo d'accordo. Ma c'è questo ma che rovina tutto. Ma la ha soltanto per la violazione del giuramento. Sì, perché in un tribunale si giura, una volta si giura sulla Bibbia. È un giuramento, specialmente allora, che mette in gioco Dio. E quindi giurare il falso perché si vuole il falso, capite che è peccato duplice. Stai facendo il falso testimone e poi violi anche un giuramento. In questo caso, se uno giura il falso per difendere un innocente da un giudice ingiusto o da una società o da delle leggi ingiuste, Tommaso dice: va bene, questa testimonianza, anche se non corrisponde al vero, è giustificata, però c'è la violazione del giuramento. Hai detto poco, la violazione del giuramento è peccato mortale. E vale quello che mi sono permesso di sostenere all'inizio del commento di questo ultimo articolo. 3. Dai testimoni si esige il giuramento perché temano di peccare mortalmente con lo spergiuro. Ma ciò non sarebbe necessario se già la falsa testimonianza fosse un peccato mortale. Quindi la falsa testimonianza non è sempre un peccato mortale. Qui abbiamo un'argomentazione abbastanza sofistica. Se la falsa testimonianza fosse già un peccato mortale, perché pretendere ed esigere anche il giuramento? Vuol dire allora che la falsa testimonianza non sempre è peccato mortale. La risposta è questa, abbastanza evidente: gli uomini aborriscono soprattutto i peccati contro Dio, forse allora, non oggi, essendo questi più gravi, e tra questi c'è lo spergiuro. Invece non aborriscono ugualmente i peccati contro il prossimo. Per una maggiore certezza della testimonianza viene richiesto il giuramento dei testimoni. La conclusione può andare bene anche per oggi, no? Noi giuriamo sul nostro onore, sulla Bibbia, non so, secondo le abitudini, Corano, secondo le abitudini di ogni popolo, noi poniamo un giuramento e in più abbiamo una testimonianza. Venir meno in condizioni di normalità a tutte e due le condizioni che sono importanti vuol dire commettere doppio peccato mortale. Proverbi: il falso testimone non resterà impunito. La falsa testimonianza implica una triplice deformità. Prima, lo spergiuro. Secondo, la violazione della giustizia. Per cui nell'ottavo precetto del Decalogo viene proibita la falsa testimonianza in questi termini: non dire falsa testimonianza a tutto prossimo. Quindi prima si chiama Dio proprio testimone. Poi si fa falsa testimonianza contro proprio un comandamento esplicito del Decalogo. Terzo, per la falsità in se stessa, in quanto ogni bugia è un peccato. E da questo lato la falsa testimonianza non sempre è un peccato mortale. Però la falsa testimonianza porta in sé una frode. Perché uno non è che testimoni il falso così ic et nunc. Se l'è studiata prima, e quindi ritorniamo nuovamente all'uso della ragione a fini malvagi. Per me però, e ribadisco per l'ennesima volta, nel momento stesso in cui ci troviamo di fronte a un giudice corrotto, a delle leggi non giuste, a dei legislatori infidi, in una condizione di amministrazione di giustizia labile e imperfetta, voi capite che crollano tutti i doveri. Per me, non per Tommaso, crollano tutti i doveri. Venendo meno i diritti, crollano
i doveri riferiti evidentemente a quel procedimento giudiziario, non altri doveri, perché se un procedimento giudiziario crollano le garanzie per un accusato, non vuol dire che io per questa ragione posso permettermi di andare a rubare al supermercato. In riferimento a quel procedimento giudiziario, venendo meno i diritti dell'accusato o dell'accusatore o del testimone, eccetera, crollano secondo me anche tutti i doveri. E abbiamo concluso la questione 70.